E questo video è tutto molto improvvisato. Benvenuti in questo nuovo video. Direi il secondo da questa crociera. Credo che in quella direzione lì in fondo, non so se con uno zoom esagerato ci arriverò, ma quella dovrebbe essere la Sicilia. Oggi è il terzo giorno di crociera. Ieri siamo stati a Napoli, oggi navigazione, e domani dovremmo ritrovarci a Malta, che andremo a fare un giretto a Malta. Ma siamo venuti improvvisamente a conoscenza del fatto che stasera c'è una cena di gala. Infatti siamo pronti, guarda qua, costume, maglietta, dopo metto la ciabatta e si vola. Ed essendo che stasera a cena siamo con altre due influencer che fanno moda, da ci sente quella su beauty, tutto fashion. Ci hanno detto che non ci possiamo presentare in t-shirt, quindi ci stanno costringendo ad andare a comprare una camicia. Vabbè, però posso mettere il costume. No, camicia, pantaloni, giacca magari, cioè. Ah, eh? Sì, proprio così. Eh? Beh, sì, io sono solito vestirmi così, va benissimo, il mio stile. Anche il mio. Ci andiamo a fare una doccia perché siamo appena stati in piscina, poi ci incontreremo con le nostre personal shopper assistant, poi andremo a scegliere il vestito e dopo andremo alla cena di gala. Ho paura. Sei pronta a spendere i soldi? I tuoi soldi? No, i tuoi. Oggi i tuoi. Comunque l'outfit di partenza è questo: maglietta di Dragon Ball, queste Jordan e questo calzino con i pantaloncini. Però diciamo che a disposizione di scarpe ho tre colori: l'azzurro degli University, il viola delle Court Purple e ho anche queste verdi e rosse. Ma non credo di trovare un vestito semi elegante che possa andare con quelle. Non c'entra assolutamente nulla col video, ma siamo al terzo giorno, abbiamo quasi finito i brownies e restano solo due protein millionaire slice. Sono fuori da casa mia da tipo tre settimane, cioè ho portato una scorta infinita di biscotti, barrette, brownie e tutto quanto. Siamo riusciti a finire tutto. Ovviamente vi ricordo che Bulk è il mio sponsor e tratta integrazione sportiva, prodotti alimentari proteici e tantissime altre cose, anche accessori per la palestra, botte e roba, quelle che piacciono a noi, burri proteici, burro al pistacchio, burro d'arachidi, burro di mandorle, un sacco di roba. Se volete approfittare degli sconti che ci sono adesso sul sito, vi lascio il link qua sotto in descrizione, il primo link, quindi non potete sbagliarvi. Detto questo, è arrivato il momento di andare a fare shopping. Sono alla ricerca della stanza delle ragazze. Sono tipo nel punto opposto della nave in confronto alla nostra stanza. Dovrebbe essere questo. Controlliamo. 11, 2, 2, 3. È questa. Siamo nella loro stanza, rido un botto. Ho paura. Sì, è la loro. Perfetto. Ciao. Salve. Ciao. Per una mano? Siete pronte? Prima ci devi chiedere per favore. Per favore, mi dai una mano a fare shopping? Va bene, ok. Come siete gentili voi. Tu hai veramente bisogno di noi. Cos'è questa maglietta? È la miglior maglietta del mio guardaroba. Dietro la vogliamo riprendere. Wow. Dietro è la parte più bella. Mi sono quasi innamorato di questa maglietta. La vorrei così tanto. Tranquilla, ne ho due. Te la posso prestare. Ma vorreste presentarvi sul mio canale? No. Come no? Ti ho un nome, qualcosa. Rita, piacere. Ciao, piacere Rita. Piacere Carla. Piacere. Non sembra, ma sono entrambe molto simpatiche. Loro hanno già dei vestiti per il gala. Loro hanno solo vestiti da gala. Non so se è chiaro, cioè. Tocca a noi trovare qualcosa. E questa? Grandiosa boutique? Allora, ma è possibile, no? Che mi hanno chiamato da MSC per fare video e poi non posso filmare la fotocamera. Dobbiamo andare a chiedere il permesso alla reception. Ma tu la sai della storia di quel ristorante che mi ha invitato a mangiare per fare tipo le storie, i video? E quando ho tirato fuori la fotocamera ha detto non posso filmare? Andiamo direttamente all'event manager, che ci dà il permesso per registrare. È lui che va dalla boutique e dirgli fatelo registrare. Giuro, M, ti sta bene? Non abbiamo a disposizione abiti, però possiamo scegliere un bel pantalone, possiamo aggiungerci una bella camicia, magari una giacca. Cioè, sta a voi. Proviamo io... qualcosa. Mi piace. Cos'è qualcosa? Quella? Io celeste no, sappiatelo. Perché non celeste, scusa? Perché non mi piace. Ricordati sempre che come scarpe abbiamo solo, sì, no, Jordan. Vabbè. Ehi. Ehi. Ma c'è una macchia sulla Jordan? Non dirlo mai più. Ma volete abbinarvi? Passo. Io non ho mai indossato una cosa del genere in vita mia. Hai possibilità di scelta fra uno e due, quale preferisci? Quella la boccio, quella sì. Se ci fosse questa invece? Io passo sull'azzurro. Beh, anche qualcosa del genere su di te. Ma è celeste. Beh, sì, vero. Non hai capito che non hai possibilità, ma di scelta. Non, non fargli dare opinioni. Non ho le scarpe nere. Non importa, il nero sta su tutto. Tranne sul celeste. Questa è la più bella di tutti. Questa è bella. Con questi. Ma sono blu. Vabbè, stanno fissa comunque. Oh, ma c'è un problema. Dobbiamo opinioni. Scegliere per il pantalone. Fossi in te, io proverei per avere più scelta, visto che ti piace il celeste. Questa e questa, che dici? Il pantalone, secondo te, vuoi qualcosa di un po' più sportivo che si può mettere più? Oppure andiamo sul più elegante? Sportivo. Cosa chiedo io? Pallone io preferisco sportivo. Questo. Secondo me va provato. Beh, proviamo. Qua, si va alla prova. Arrivo subito. Domanda se glielo fare. Un po' stretto. Hai nel culo gordo? Sì. Mamma mia. Sono cane sportivo. Ho mangiato troppo. Non so voi, ma io mi farei. Wow. Bello, modelli. Bravo. Ora sei bene, bravo, bene, bravo. Bene, bene, bene. Prova le scarpe. Va bene. Fuori. Fuori, prova. Anche meglio. Sì, sì. Sì, meglio, sì, più sì. Casual. Sì, sì. Prova anche questa. Ho
No, l'altra. Questa è grande? Sì, è un pochettino grande, ma poi l'altra è la mia preferita. Quindi abbiamo trovato l'altra? Sì. Abbiamo scelto quest'altra. Vediamo Matteo cosa metterà. Tocca a te? Sì, tocca a me. Ho due camicie bianche e due pantaloni, uno blu e uno beige. Io no, io voto il beige. Il beige è bellissimo. Beige e panna. La verità è che ce l'avevano anche grigi, però li hanno o troppo grandi o troppo piccoli. Quindi, soddisfatte del mio outfit? Sì, finalmente. Moltissimo, non vediamo l'ora di vederti elegante stasera. Io non so che problemi hanno con le taglie. È minuscolo. Questa, che taglia era? 52, vero? Mi dai la 56, quella grigio scura? Mamma, vediamo. 50. Oh, sta vacanza ci ha fatto mettere la panza, eh. E io al momento, ragazzi, siete pronte? Sì. Matteo, vai. Oh, beh, wow. Beh, quasi non ti riconoscevo. Non lo so, ragazzi, c'è solo provare anche il jeans? No, bro, secondo me stai veramente bene. Ah, stai bene. Io proverei anche il jeans, così ce l'hai tutti. Che dici? Proviamo. Ma non è jeans? È blu. Madonna, che bello col calzino nero. Mi piace più quello di prima. Però la camicia è questa. La camicia è questa. Posso? Pantalone grigio e sta camicia. Concordo. A me piace più il blu. Siamo due contro uno, signorini. La scelta sta a te. Comunque, siamo alle 7.52 e devo dire che la golden hour sul mare aperto ha veramente un certo effetto. È arrivato il momento di andarci a vestire eleganti, più o meno come i signori che sono dietro di me. Vedo che sono tutti già eleganti, potremmo già essere in ritardo per il gala. Voi vestite così? No, no, ci cambiamo. Se volete anche servizio di stiraggio con la piastra si può? Sapete cosa state facendo? Stiamo stirando. Aspetta, ma è abbastanza caldo. Eh no. Eh no, porca. Con questa luce sparata in faccia è arrivato il momento di andarsi a cambiare e poi andare a cena. E perché tu stai versando dello spumante? Questo è buonissimo, è moscato. E infatti, ma è dolcissimo. Ah! Ah, no. Rimaniamo dubori di Roma Sud. Ma perché ce l'abbiamo dentro? Cioè, Roma Sud nel collo. Eh sì, sì. Ce l'avevi messo in canotta? No. Quasi quasi il pantaloncino. Almeno per la cena di gala. Ah, quindi niente pantaloncino? No. Allora, il bello, che voi lo sapete, ma tutti stanno facendo le foto sulle scalinate, sulle cose. Tutti. Qualcosa da dire sui nostri outfit? Ma wow! Mi si riconosce quasi. Siamo belli? Molto, belli, molto. Belli, belli. Io non ho mai visto così tanta gente elegante. È assurdo. Lo sapevo che dovevo comprare la giacca. La cravatta, sai. Se devi fare cose, falle esagerate. Proprio alla Giovanni Fois. Fossi stato io a scegliere e avessi avuto tanta scelta, avrei comprato dei pantaloni neri, una camicia bianca, le scarpe rosse, cravatta rossa. Comunque ci accontentiamo perché abbiamo le ragazze belle al fianco, quindi potremmo non fare una figuraccia. Loro due saranno anche carine, eh. Guardala Matteo, che sex symbol. Non vi ho detto la cosa principale. Ieri sera, alla fine della cena, potevamo decidere se preordinare questa sera un'aragosta. E io ovviamente mi sono preordinato l'aragosta, pagandola un pochino di più per fare comunque questa esperienza di cena di gala stasera e portarlo ovviamente su YouTube. Noi abbiamo il nostro tavolo prenotato tutte le sere, sempre lo stesso. Ma questo è sempre il mio posto, sono sempre allo stesso posto ogni sera. Beato fra le donne, grande. Ci hanno detto che oggi sarà la cena più buona tra quelle che faremo in questo ristorante. Poi negli altri ci saranno altri ristoranti a tema. Cioè noi abbiamo tutto il menù, ragazzo, ma abbiamo ordinato in più l'aragosta. Ci vogliamo fare anche uno spumantino, un vinello? Anche no, non lo so, tu che dici? Ma ti dico. Ma guardi, se lei chiede a me. Pancake di patate e yogurt all'aneto. Dai, ma ci aspettavamo di meglio almeno. Cos'è? Muette Chandon, 20% di sconto. E quanto costa? 30 euro. E daccelo. Ma io ho già preso questo, Gio. Mi faccio duetto imperiale, perché visto che l'hanno preso tutti, poi prenderò ok. Hai capito? Parla. I gamberoni alla griglia. E come dolce oggi direi After Eight Sensation. È arrivato. Guarda qua. Bella per voi, invidiosi, eh? Oh. Wow. Salute, eh? Salute, è buona, ne prenderemo altre 27. Primo piatto, pancake di patate, salmone affumicato con le uova di salmone. E questa salsa non me la ricordo cos'è. Pancake di patate è buonissimo col caviale sopra. Mamma mia, ma lo voglio tutto il giorno. Salmone com'è? Anche il salmone è particolarmente buono. Are you enjoying this dinner? Molto. Do you like molto. Salmonino? Mi piace un sacco. Cosa hai preso, milady? Ho preso un altro antipasto. Ho preso un'empanadas spagnola direttamente da Barcellona. Guarda, stava passata da Malta e da Palermo. Non siamo passati dalla Spagna, te lo dico. E si torna in Spagna. È buono. Non è male.
male. È un po' asciutta la scoglia, però non è male. Vai. Oh, spaghetti con la rosta caribiana, ok. A occhio, te che ti sei fidato a prenderli insieme a me, ma te ci godi. I'm gonna assaggiare. Che bello, fatto direttamente dentro l'aragosta. Pettone all'aragosta caraibica con pomodori freschi. Molto buona, molto 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 buona. Però se riusciamo a non sporcarci, fra, veramente buona. Aragosta, buon sapore. Devo dire che sta cena di gala mi sta stupendo. Ho paura di sporcarmi, voglio evitare. Ma veramente? Cioè ti sei veramente... Tutto sto macello l'hanno fatto oggi per camicie, cose eleganti. Ti sei messo il fazzoletto così. E ora sono arrivati anche i gamberoni con quello che sembrerebbe un riso di verdure. A me me lo dovete posare, sono senza posate. No, aspetta un attimo. Vabbè, qual è il problema? Cremoso il gamberone, oh, cremoso. Però il gamberone è molto buono. Oggi la cena non mi è dispiaciuta a me. È arrivato l'after eight. Cioccolato, dovrebbe essere menta e cioccolato bianco sopra. Let's try. What do you take? The dolce de leche? Sì, ma voglio assaggiare anche tu. Do you want to assaggiare mio? I can. No, beh, minchia, questo qua veramente è veramente buono. Questa cena di gala niente male. È particolare perché l'ambiente, tutto quanto ti porta in questo mondo di lusso e ti fa sentire super fuori luogo, soprattutto se sei uno come me. Però non è stata male, sono molto contento di aver fatto questa cena. Contenti? Oh sì sì. Principesse, noi vi stiamo dando la buonanotte. Buonanotte. Ragazze, oggi ci vediamo presto, domani. Ciao sfighi, ciao sfighi. Sono le 23 nemmeno. Ciao, andiamo a fatturare. Ciao. Ma era per fare il video o non devi davvero? Cioè, non devi davvero. Allora, io e gli altri tre Giovanni voglio dirvi che sarà un bel video. Intendo una bella serata, una bella giornata in generale. Spero di avervi intrattenuto, che il video vi sia piaciuto. In generale in crociera ogni giorno si fanno cose nuove. Sono cose a teatro, svariati spettacoli, altre cose intrattenitive, tra cui la piscina, tutti gli spettacoli in piscina. Il problema è che non posso presentarmi con la videocamera, riprendere. Ma arriveranno altri contenuti questi giorni. Contenuti bellissimi. Quindi, il video è finito, se non avete ancora fatto iscrivervi al canale, datemi un bacino virtuale. Ci vediamo nel prossimo video.